Radio Radicale, si è svolta oggi la conferenza dei capigruppo a Palazzo Madama per stabilire i tempi della fiducia sul decreto milleproroghe. Nel corso della capigruppo ci sono state delle polemiche per l'informativa che il Partito Democratico ha chiesto al ministro Urso sul PNRR. Sono diverse settimane che lo chiede e per questo il Partito Democratico nega l'unanimità in seno alla Capigruppo per votare il calendario. Domani arriverà in aula al Senato anche la legge sul cyberbullismo. Che verrà esaminata e poi nel pomeriggio ci sarà il question time con il ministro del Made in Italy Adolfo Urso, con il ministro Pichetto Fratin e dell'ambiente Pichetto Fratin e il ministro della salute Schillaci, che interverranno durante il question time che si svolge tutti i giovedì a partire dalle ore 15 qui al Senato. Oltre a questo, la prossima settimana arriveranno in aula anche delle ratifiche di accordi internazionali con alcuni paesi, come ricordato dal presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri. Oltre a questo, i giornalisti hanno chiesto che cosa farà il Partito Democratico sul terzo mandato al presidente Boccia. Ascolterete poi qual è la sua risposta. A smorzare i toni della polemica ci ha pensato il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri, ma ascoltate che cosa hanno detto rispettivamente Francesco Boccia, capogruppo del PD al Senato, e Maurizio Gasparri, uscendo dalla conferenza dei capigruppo dedicata principalmente ai tempi, sulla fiducia al decreto, milleproroghe. Buon ascolto e buona visione. Presidente, buonasera. Allora, No, siamo in disaccordo sul calendario perché per la quinta settimana consecutiva il ministro Fitto non viene in Parlamento, non aggiorna il Parlamento sullo stato del PNRR, nota la differenza di vedute tra il ministro Fitto e il ministro Giorgetti sulle risorse che non sono garantite. Noi abbiamo proteste da centinaia di amministratori sul territorio perché non ci sono più certezze su progetti che dovevano già partire ma sono in ritardo a causa della grave responsabilità del governo e quindi non abbiamo dato il nostro sostegno al calendario e quindi si voterà il calendario. Fino a quando Fitto non verrà in aula noi voteremo sempre il calendario, saremo sempre contrari alla Ma il proposta. calendario che è stato A quali giorni dove devo calendario votare? Qual è? sono Ora lo sentirete, arriviamo. La fiducia sul È milleproroghe oggi. è oggi. La fiducia sul milleproroghe, anche qui abbiamo ridotto ai minimi gli emendamenti perché volevamo discutere del merito del milleproroghe. In realtà stanno mettendo la fiducia su loro stessi. La spaccatura della destra è evidente, insomma, la maggior frattura è sul terzo mandato, Che però. lei sappia, stanno ancora trattando? Non lo so, dovete chiederlo a loro. È evidente che sono divisi su tutto, perché anche su milleproroghe, sia io che il Presidente Patuanelli abbiamo ridotto a 15 emendamenti, gli emendamenti simbolici dei nostri gruppi, erano 400, e proprio per discutere, in realtà hanno scelto di mettere la fiducia, ma è una fiducia che mettono su loro stessi, la mettono sulle loro divisioni. E gli altri provvedimenti sono quelli che erano in calendario, che si aggiungono ad alcune ratifiche internazionali che ci saranno settimana L'orientamento del prossima. PD sul terzo mandato, come voterete Noi in l'abbiamo commissione? detto con chiarezza, in questo momento c'è una destra spaccata che ha sfasciato il sistema delle autonomie che reggeva da 30 anni, facendo un'operazione che è una arlecchinata, nel senso che i comuni sotto 5.000 abitanti sono senza limiti di mandato, quelli fino a 15.000 con tre mandati, le grandi città e le regioni sono trattate in maniera diversa. Abbiamo detto con chiarezza che vogliamo, se hanno deciso di rompere un quadro normativo, che è quello del testo unico degli enti locali, che è in vita da 30 anni, che mi pare abbia funzionato bene, con un decreto legge che doveva limitarsi a scegliere la data del voto, perché questa è la destra al governo, insofferente alle regole e anche molto spregiudicata e irrispettosa verso le istituzioni,
Noi è evidente che in queste condizioni chiediamo un confronto serio in Parlamento, in aula, quello lo faremo, sulla funzione delle assemblee elettive. Esattamente lo stesso discorso abbiamo fatto sul premierato. Vogliamo rispetto per la democrazia. Voterete con Fratelli d'Italia? Ci stiamo raccordando con tutte le opposizioni. Io penso che la maggioranza debba essere messa a nudo, perché nessuno di noi dovrà fare da stampella a questa maggioranza, ed è giusto che il confronto avvenga solo tra loro. In aula siamo disposti a presentare emendamenti che rafforzano le funzioni dei consigli elettivi, mi riferisco ai consigli comunali e ai consigli regionali. Siamo disposti a discutere della riforma del testo unico degli enti locali, ma come si fa, in maniera seria e rispettosa verso il Parlamento. Ovviamente questo confronto lo dovremo fare nei gruppi parlamentari, come è giusto che sia. Quindi l'idea di astensione potrebbe essere? No, insomma, non c'è nessuna idea di astensione. In questo momento contro. Riuniremo il gruppo e lo valuteremo nel gruppo. In questo momento penso che debba essere lasciata la maggioranza al proprio destino, che è il destino di chi sta giocando con le istituzioni. Si stanno sfidando per vicende tutte loro personali e personalistiche sulla pelle del paese. Stanno, in questo momento è alla maggioranza che dovete chiedere cosa fanno. Stanno smontando a colpi di sfide un sistema che funzionava. Ovviamente la nostra proposta è di tenere unite le opposizioni e di lasciare la maggioranza che si sfidino con il voto in commissione. Poi valuteremo in aula da farsi, ovviamente riuniremo i gruppi. Domani la legge sul bullismo non c'è, no? La legge sul cyberbullismo va avanti secondo il calendario. Ok, va bene. Grazie, grazie Presidente. Grazie. Domani c'è. Ah, domani c'è. Ah, ecco, ci ha dato una notizia. Allora, secondo le prime stime sull'andamento del calendario, che è stato discusso in maniera, come dire, un po' barocca. Adesso barocca, perché? Perché si parla non è stato di votato all'unanimità. No, adesso credo che ci ma sia perché avete trattato calendario. Anche sul terzo mandato, no? No, ma quale terzo mandato? La richiamo io quando posso, grazie. Allora, adesso si vota la fiducia, con un forse piccolo supplemento di discussione, non solo con le dichiarazioni di voto finale, ma anche quella sulla fiducia, che voi sapete sì. Si può fare, ma se intervengono solo le opposizioni, vuol dire che è un mezz'ora in più. Certo. Quindi non si, l'orario non si è stabilito, certo. Io chiedevo da tempo, ma insomma credo tra le 6 e 6:30 si voterà più o meno la fiducia sul mille proroghe, perché 5 Stelle si erano proposti di ritirare gli emendamenti, di non fare la fiducia, ma il PD prima non l'ha detto, poi ha detto cose fatte che ritiravano. Era vero che loro si erano messi d'accordo per 15 emendamenti? I 5 Stelle. Poi Boccia l'ha detto dopo che era stato deciso di votare la fiducia in maniera tardiva, okay. E non, come posso dire, chiarissima. Cioè, a scoppio ritardato? In maniera tardiva e non chiarissima. Va bene. Non voglio offendere nessuno. No, so no, che no, certo. Non è che l'ha detto quando l'ha detto Patuanelli, che prima l'aveva detto. Quindi ci sarà la fiducia, anche perché poi il gruppo di De Crisova ha detto: io tengo i miei emendamenti, che sono 50, poi c'era il parere della bilancia. Insomma, alla fine la procedura suggeriva di ricorrere alla fiducia, quindi mi pare saggia la decisione del governo. Domani si deve discutere il cyberbullismo, adesso credo ci sia il voto in aula, perché poi ci sono alcune cose della settimana prossima che sono da elencare. Insieme a me ci sono due ratifiche, una sulla Serbia e una sul Giappone, poi c'è quel decreto sui capitali che la Camera credo abbia modificato e torna in terza e si spera definitiva lettura alla Camera, e poi sono state inserite delle cose riguardanti il lavoro giovanile agricolo, perché su alcuni provvedimenti, per questo si è discusso a lungo, si è data la deliberante in commissione, perché poi in Italia si fanno leggi di vario tipo, insomma, anche alcune non le voglio citare se no si offende qualche comunità locale, insomma, quindi si faranno in deliberante alcune leggi che in un mondo normale se un ministro fa un provvedimento o una circolare, quindi ci sono dei provvedimenti che si faranno in deliberante in commissione. Quindi in aula c'è fiducia, domani il cyberbullismo, la settimana prossima delle ratifiche che riguardano la Serbia, il Giappone, il decreto sui capitali e qualche altro provvedimento, diciamo, riguardante il lavoro giovanile in agricoltura, tanto tra poco verrà letto il calendario. E poi per quanto riguarda l'evento invece che finirà, come ho detto io, tutti questi giorni, seguito da tutti, domani si votano gli emendamenti e non succederà assolutamente nulla. Perché Boccia ha detto vi lascio al vostro destino. Io chiedo scusa, non so, voi non ce l'avete alcuno, ma da quel paese, perché c'erano due riunioni ieri. Una dei capigruppi in commissione, che non sono riunioni epocali, alla prima commissione, e una degli enti locali, che non sono riunioni epocali, e tutti pensavano si decidessero le sorti del governo. Non si decide niente. Gli enti locali hanno parlato delle comunali di Sassuolo, sulle quali sono pronto a informare gli appassionati del genere.
e quella della commissione ha deciso che gli emendamenti, ognuno mantiene i suoi. Domani mattina alle 8:30 si voteranno gli emendamenti. Forza Italia, che è sempre stata contraria al terzo mandato, nel quadro di una politica concordata dalla maggioranza, alla luce di una diversa posizione di un partito di maggioranza, che all'inizio aveva concordato i contenuti che sono nel decreto, io non mi sono non ho fatto una piega, perché uno può anche avere un'idea diversa a un certo punto, la sostiene, non succede niente, non cade il governo, non passa l'emendamento, gli altri sono divisi come al solito, perché mentre da noi c'è un emendamento della Lega, legittimo presentarlo, noi manteniamo la posizione di prima, domani sarà certamente bocciato, il PD non si è capito ancora che fa domani, se vota sì, se vota no, o vi faccio una profezia, usciranno dall'aula della commissione. L'emendamento sarà... Perché hanno paura dei sindaci, di Nardella, di Ricci. Quelli che parlano, cioè in Sardegna noi eravamo divisi e loro hanno due candidati, noi uno. Domani noi andiamo a votare. Sopravviveremo a un'opinione diversa su una questione, loro credo che usciranno dall'aula, non so che faranno. Quindi l'emendamento sul terzo mandato comunque non passerà. Io sono giorni che assisto a gente che, ma più l'informazione, pagine intere, terzo mandato, crisi di governo, niente, non succederà assolutamente nulla. Qualcuno ha chiesto oggi di rinviare i lavori d'aula per il voto in Sardegna, di fare questo tipo di operazione in commissione? No, non c'era nessuna richiesta, perché tanto domani pomeriggio finiranno i lavori, chi vuole andare va, io ci sono andato giorni scorsi, i leader ci sono andati oggi, no. L'emendamento sulle firme delle liste per le europee non credo che sia stato riviso, quello devi chiedere a me. Ho capito, però non crede che... Ho previsto come finiva il terzo mandato, fidi di me. No, mi fido, al 100%. Credo che sia stato alleggerito, ho letto un'agenzia. Ho capito. Quindi non muore nessuno. Sarà almeno la quarta capigruppo che il PD reitera la richiesta di presenza di Fitto in aula per PNR. La rappresentante del governo siracusano, perché Ciriani a un certo punto è andato a un'altra riunione, è stato sostituito dalla Siracusano, dicendo che Fitto ha depositato uno dei periodici documenti sul semestre, secondo semestre, cioè, quindi l'ha depositato e che sarà esaminato anche nell'europeo, e quindi ha detto che Fitto verrà compatibilmente con le scadenze di presentazione di questi documenti, perché ormai c'è quarta rata, quinta rata, primo semestre, secondo semestre, un po'. E quindi c'è una immagine enciclopedia di misure, giusto chiedere, il governo si è reso disponibile però alla luce del deposito di questi ulteriori documenti, al che Boccia ha detto che lui non interessa la documentazione relativa ai semestri in corso, ma vuole una discussione sulle prospettive più ampie. E quindi però Fitto prima o poi verrà, e ognuno poi la ritiene più o meno urgente, ma sono state rappresentate ragioni diverse ma plausibili. Il governo ha detto che sono stati depositati ieri dei documenti del secondo semestre. Sono interessati al dibattito loro in aula, credo. Sì, non ma è giusto, ma non è stato negato. Sì, però evidentemente il ministro vuole venire alla luce, anche se presenta un programma, se viene approvato, apprezzato o meno, è un conto o meno. Quindi per serietà credo che voglia venire, ha dato disponibilità, condizionando i tempi di questo iter, su cui la Siracusano, che sta qui in giro, le potrà essere più precisa, perché aveva una puntuale documentazione. E Boccia ha posto che lui vuole una discussione che sia anche per i documenti e le prospettive future. Certo. Cosa legittima, però anche a questo siamo sopravvissuti. Grazie. Come al terzo mandato, che sembrava la morte. Ma c'è il question time domani o no? Sì, certo che c'è. No. Cioè, vengono Piché. Il congresso di Forza Italia, venerdì. E imperdibile. Questo è l'evento della settimana. Ma tutti convocati. Tutti convocati. La Meloni c'ha un G7 telematico, qualcosa del genere, un G7, ci sarà comunque in qualche modo di intervento, quindi di questo, però credo che ci sarà un video, sarà presente in base agli impegni del G7, però di questo poi si sta occupando Tajani, che oggi chiedetelo a Tajani, che sta a Cagliari con la Meloni e Salvini, e io che ne so, sto qua con voi. 8:30 ha detto domani. Alle 8:30, quindi alle 10 è finita questa tragedia per il momento. Grazie, grazie. Che io ho sempre detto non era una tragedia, anche no, cioè, Radio Radicale, state tranquilli. Ok, grazie.